Buongiorno, bentrovati a questo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo subito la nostra giornata andando a guardare i quotidiani regionali, poi passeremo anche ai quotidiani nazionali con i titoli principali dei giornali italiani. Partiamo dal giornale Il Centro, nell'edizione di Pescara, il titolo di apertura: Avvocato scomparso, c'è la svolta, prende sempre più corpo la pista dell'allontanamento volontario di Ferrante. E poi ancora andiamo a vedere centropagina la classifica del Sole 24 Ore, Piazza Pescara al terzo posto in Italia per il clima migliore. Di spalla la giunta regionale d'Abruzzo, prima seduta per l'esecutivo Marsilio, fondi a strade e porti tra i provvedimenti principali presi nella riunione. Poi ancora la cronaca giudiziaria, appalti dell'ACA, 8 anni all'ex presidente, bandi pilotati di Cristoforo, condannato, confiscati i beni per 100.000 euro. Poi 3 anni al direttore tecnico Lorenzo Livello, questo all'esito del processo di primo grado sugli appalti pilotati nell'azienda acquedottistica. Per quanto riguarda Pescara al voto, Caldora dice sì al PD, pronta a candidarmi. Dunque spunta il nome di Deborah Caldora per la corsa a sindaco di Pescara. L'imprenditrice sarebbe stata contattata nei giorni scorsi dal Partito Democratico per la candidatura e lei avrebbe dato la disponibilità. Ancora era di Popoli, guardia giurata di 58 anni trovata morta in auto a Montesilvano, le civiche di centrodestra dicono no al Maragno bis. Saliamo nel taglio alto del giornale, sotto la testata i richiami dal nazionale, leader 5 Stelle, voglio chiarezza, attenzione Di Maio, Salvini dopo il voto in Basilicata e la vittoria del centrodestra. Ancora l'ex terrorista davanti ai giudici, Battisti confessa 4 omicidi, era una guerra, chiedo scusa, confessione a cui i familiari delle vittime non credono perché pensano che questa confessione sia legata ad una richiesta di sconto di pena passando dall'ergastolo a 30 anni di carcere, richiesta tra l'altro già avanzata dal legale di Battisti. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo avanti con il titolo di apertura, operaio muore schiacciato nel porto per la edizione di Chieti Lancia Novasta ad Ortona, l'incidente ieri pomeriggio dentro un container, la vittima aveva 59 anni. Poi le altre notizie nelle cronache, tassa sui rifiuti, via libera alla stangata, il Consiglio Comunale di ieri ha sancito i previsti rincari della tassa sui rifiuti, dopo i tira e molla degli emendamenti tutto è rimasto uguale, il costo del servizio è aumentato e dunque i residenti dovranno pagare di più per lo smaltimento di rifiuti nel capoluogo teatino. A Pizzoferrato, olio finito nel depuratore, citato l'hotel, il comune è pronto a chiedere 200.000 euro di danni ai gestori Delberg Palace Hotel per lo sversamento di oli nel depuratore di Valle del Sole. Lo scorso 28 febbraio l'hotel fu sequestrato perché non in regola con la sicurezza. Altra notizia, video porno tra minori, c'è l'inchiesta, la madre di un alunno delle medie scopre il filmato hard e sporge denuncia. A Guardia Grele in azione il telesoccorso per gli anziani in 10 comuni e poi Santa Maria in Baro, l'Università dell'Aquila, il Polo Automotive, uno sportello per studenti e aziende, bandiere verdi e con le 10 spiagge abruzzesi a misura di bambino, secondo i pediatri. Nel centropagina la fotonotizia, San Salvo alla Cattolica di Milano in ricordo della studentessa morta, assegnata la prima borsa di studio nel nome di Emiliana. Emiliana Colitto, che vedete qui nel tondo, con la studentessa che ha preso la borsa di studio intitolata alla figlia. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, passiamo all'edizione Teramana, invece qui ci sono buone notizie sul versante Tari, sconto del 10% alle famiglie, lo annuncia il sindaco di Teramo che ha tagliato 700.000 euro di spese alla Teramo Ambiente. Poi ancora,
Le altre notizie, partendo dalla fotografia, Simone Santoleri compare per la prima volta in aula nel processo per l'omicidio della madre, la pittrice Renata Rapposelli. Ancora cronaca, muore motociclista, grave la moglie, tragico incidente sulla Ascoli Mare, vittima un idraulico di Mosciano di 42 anni. E poi a Giulianova, coltellata nella scuola, sia il rito abbreviato che in caso di condanna. Anna prevede, ricorda il giornale, uno sconto di un terzo della pena. A definire processualmente il caso dell'accoltellamento all'Ipsia di Giulianova, imputato per lesioni, un 18enne studente giuliese. Ad Alba Adriatica, grave anziano investito sulle strisce mentre attraversava e finito nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo. Il fatto è accaduto ieri mattina poco dopo le ore 8. All'Ateneo di Teramo, era pastorella in Africa, ora è laureata, questa è la buona notizia che arriva appunto dall'Università Teramana. Andiamo avanti, edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona, in apertura il decennale concerto alla Sinfonica, pace fatta tra enti musicali dopo le polemiche per lo scippo, tra virgolette, all'orchestra, chiaramente siamo nel capoluogo di regione. Nella fotonotizia, consigliera comunale condannata per estorsione, Avezzano bufera in maggioranza. Il comune di Avezzano e nel tondo la consigliera Arianna Stati, finita nei guai per corruzione. Poi ancora l'Aquila, azzannata dai cani, chiede 150.000 euro. Stava passeggiando nella zona di Tempera quando è stata aggredita ed azzannata da due pastori abruzzesi di guardia a un gregge. Una donna di 54 anni ora chiede i danni ad una azienda agricola. E poi l'Aquila Calcio, rossoblù in calo e caso rimborsi, il club minimizza l'Aquila calcistica, arrivata a un momento cruciale della stagione dopo la flessione di Pescina 1-1 con San Benedetto Venere. Sono circolati malumori sui presunti ritardi nei pagamenti dei rimborsi, ma la società appunto ha minimizzato il problema. Poi ancora, muore a 54 anni al volante del camion, aveva consegnato un carico di dolci a Modena e si era messo in viaggio, un uomo di Celano. E poi Capestrano, guardia giurata trovata morta nella sua auto, e ancora una notizia di cronaca che troviamo su questa prima pagina. Lasciamo il quotidiano Il Centro, passiamo alla prima pagina del Messaggero, inserto Abruzzo, in apertura l'ACA, 8 anni a Di Cristoforo, l'ex presidente, nome in codice Orso Marsicano, accusato di aver intascato tangenti, 3 anni al direttore tecnico Lorenzo Livello, che così perde il posto di lavoro nell'ente. Questo è l'esito del processo di primo grado. Ancora all'Aquila, il sindaco Biondi aspetta i 10 milioni da Roma, sono ormai tutti convinti che il sindaco dimissionario dell'Aquila Pierluigi Biondi possa tornare in sella con la sua nuova giunta entro la settimana, si parla di domani o giovedì, tutto dipenderà dall'approvazione fissata per il decreto nel quale dovrebbero essere computati 10 milioni da girare al comune dell'Aquila. Poi ancora, non vuole aspettare al pronto soccorso, infermieri aggrediti, il padre di una paziente perde la testa, arriva la polizia, oggi scatta la denuncia per quanto accaduto all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Muore nello schianto grave la moglie, abbiamo già visto l'incidente sulla Ascoli Mare, era un uomo di Mosciano Sant'Angelo, 42enne, Marcello Ippoliti, morto in sella alla sua moto in un incidente nelle Marche, grave la moglie che viaggiava assieme a lui. Di spalla Benessere Pescara al terzo posto per il clima, questa è la classifica del Sole 24 Ore, il capoluogo adriatico molto meglio di Chieti, Teramo e L'Aquila. Nel taglio basso, Ortona, container killer, vittima un operaio, ancora una morte bianca nella nostra regione. L'operaio era di origini kosovare, Ridvan Mezzini, di 59 anni, morto sul colpo mentre stava lavorando in un container del deposito della ditta Sogenav lungo la banchina di riva del porto. A dare l'allerta è stato un collega.
Andiamo nel taglio alto per i richiami dalle altre notizie. Giulianova, pittrice uccisa, padre e figlio si rivedono in tribunale. Teramo, circoncisioni in aumento, fatele solo in ospedale. Questo l'appello per le circoncisioni clandestine. Poi la Serie B, Pescara, in 7 giorni ti giocherai tutta la stagione. E l'opinione dell'ex direttore sportivo Andrea Iaconi prima della ripresa del campionato. Il Lecce dice ha vinto una non partita, poi Palermo e Ascoli sono 9 punti chiave. Andiamo sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura, fallito il tavolo tra Comune e Team, con l'arrivo del nuovo socio privato, da Via Delfico scattano solleciti e richieste di arbitrato. Poi nel taglio alto, l'omicidio Rapposelli, in aula primo faccia a faccia fra padre e figlio. Per il turismo, bandiera verde per 6 spiagge del Teramano, le spiagge a misura di bambino. A centropagina, un'ex pastorella del Burundi, da ieri è una biotecnologa, la favola di Nadia, il titolo sulla sua fotografia sorridente. Di spalla, l'incidente mortale per il biker di Mosciano sulla Scolimare, ad Alba Adriatica, investito sulle strisce, grave un 80enne. E poi ancora, sfatato il tabù a Teramo, il sindaco celebra le prime nozze gay in comune. E poi per la Serie C, Teramo, salvezza ad un passo dopo la vittoria in trasferta. Troviamo di spalla anche la riflessione di Marcello Martelli, appello a due grandi, questo è il titolo dell'editoriale di questa mattina. Lasciamo le prime pagine regionali, adesso come di consueto apriamo lo spazio dedicato ai principali titoli dei quotidiani italiani. Sul Corriere della Sera l'apertura, e sul Dopo Regionali in Basilicata, il voto agita la maggioranza. Il ministro dell'Interno frena sulla cittadinanza Rami, per ora non ci sono elementi, nel frattempo dice non vado all'incasso, nonostante la Lega cresca anche al sud. Di Maio, serve un chiarimento, niente ammucchiate, queste invece sono le parole del leader dei 5 Stelle. La corsa a rinviare i problemi, l'editoriale di questa mattina di Dario Di Vico, per quanto riguarda appunto le elezioni in Basilicata. E poi il retroscena, la resistenza di Berlusconi spiazza la Lega. Questa è l'analisi, diciamo, che si fa all'interno del centrodestra. Di spalla il caso Battisti, la svolta nella linea difensiva, Battisti confessa e chiede perdono, ma ormai è tardi, scrive il Corriere. A centropagina, nello spazio, Cristina Hamcook Koch e Anne McLean fuori per 7 ore, la prima passeggiata delle due astronaute. Questa è la notizia che arriva dallo spazio. Andiamo su Repubblica, che sceglie un'apertura differente. Governo in debito, 6 miliardi in più al mese, aumento record nell'ultimo anno, e dopo la Basilicata esecutivo in bilico, secondo Repubblica. I timori del Colle, ora Di Maio rischia la leadership, Salvini basta no dal Movimento 5 Stelle, si riportano ancora tensioni nel governo. Il punto di Stefano Folli, quei voti che il PD non recupera, PD che insieme alla coalizione di centrosinistra è arrivato secondo a 9 punti di distacco dal centrodestra. E poi il dossier, l'incertezza che paralizza le imprese, e la riflessione di Roberto Ro. Poi troviamo con questa fotografia abbastanza drammatica, la guerra di Gaza fa paura al mondo, scrive Vittorio Zucconi, riflettendo su quanto sta accadendo ancora una volta nel Medio Oriente. Nel taglio basso invece il caso Battisti, Battisti confessa ma dopo 40 anni in carcere ammette 4 omicidi, i familiari delle vittime cerca solo sconti di pena, come vi ho detto in precedenza. Andiamo sulla Stampa. Apertura anche qui differente, un altro tema importante, diritti d'autore, il giorno della resa dei conti, lobby all'assalto dell'Unione Europea. Oggi nel Parlamento di Strasburgo si vota
il decreto che riguarda i diritti d'autore con l'Unione Europea che sta da tempo cercando di rimettere ordine in questa materia. Lega e 5 Stelle restano per il no, le realtà minori dicono sarebbero danneggiate. La riforma imperfetta ma necessaria, porre fine al far west digitale, scrive Gianni Riotta proprio a commento di questa notizia. Dopo il voto in Basilicata, il piano Salvini patto a destra per scaricare i 5 Stelle, il retroscena della Stampa, e poi riparte la faida interna nel PD, la gara e fra chi ha perso di più, nell'articolo di Federico Geremicca. Andiamo a centropagina, l'offensiva di Israele contro Hamas dopo i razzi su Tel Aviv, e qui vedete la foto abbastanza eloquente di quello che accade in quella parte del mondo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura con la Lucania, sud a destra ma resta tripolare 5 Stelle, Di Maio richiama Di Battista, dai dati niente ritorno al bipolarismo, Salvini vuole il Piemonte, la vittoria è per l'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, il PD si ferma sotto l'8% a livello di lista. Nel taglio alto, Ponte di Messina, chiesti allo Stato 700 milioni di risarcimento da parte della Impregilo, e poi Battisti confessa i suoi 4 delitti, sentenze ok, l'ergastolano delude i suoi fan e accetta le condanne con la resa però arrivata, diciamo, in maniera molto molto tardiva. Sul Messaggero, il titolo di apertura, Di Maio in crisi accusa Salvini, in Basilicata vince il centrodestra, il leader leghista rassicura l'alleato, avanti altri 4 anni, ma il vice premier 5 Stelle dice basta graffi, ora un chiarimento, i flussi, la Lega ruba voti ai grillini, grillini che hanno dimezzato la loro percentuale rispetto alle elezioni precedenti quando presero il 44% in Basilicata, oggi sono più o meno al 20%. E poi a centropagina l'ex terrorista ammette 4 delitti ma non rivela i complici, Battisti mossa per evitare l'ergastolo, la confessione interessata potrebbe uscire tra 12 anni. Ancora Roma nel caos rifiuti, l'accusa dei PM, Roghi, regia dietro i sabotaggi, l'ipotesi del dolo per Salario e Rocca Cencia, Lega e PD riaprono il fronte contro la Raggi, questo dunque per quanto riguarda il Messaggero. Andiamo sul Sole 24 Ore, cambiamo tenore sul quotidiano economico e finanziario, Tria incontra i fondi sovrani di Singapore, investite nelle piccole e medie imprese italiane, sud-est asiatico, il ministro nella città-stato, ponte verso un mercato di 650 milioni di persone, l'obiettivo è promuovere progetti di cooperazione in entrambi i paesi. E poi ancora intervista a Riccardo Carpino, direttore dell'agenzia, pronto il piano del demanio, 1500 immobili in vendita. Ancora svolta di Apple con news, TV e giochi, oltre gli iPhone con la nuova stagione del Big di Cupertino, guarda al mondo dei servizi per incrementare, diciamo, l'espansione del marchio. Su Avvenire il titolo di apertura è clima avvelenato, l'agenzia per l'energia, Cina e India aumentano l'uso del carbone, gli USA non tagliano, le emissioni di CO2 cresciute anche nel 2018, smentiti tutti gli ottimisti, e in Mozambico si contano ancora le distruzioni della recente alluvione. Poi la Basilicata va a destra, il Movimento 5 Stelle, nuovo colpo con i voti dimezzati, Basilicata che dopo 25 anni va al centrodestra, dopo essere stata governata appunto per 25 anni dal centrosinistra. E poi nella Casa dei Giovani il Papa rilancia il ruolo della famiglia, ieri a Loreto, folla per Papa Francesco che firma l'esortazione apostolica post-sinodale. Sul Manifesto, vietato ai minori, è il titolo sulla fotografia di Salvini, ed ora non ci sono, gli elementi per dare la cittadinanza a Rami, dopo un duro botta e risposta con il ragazzino eroe del bus di Crema, Salvini stizzito, prima si rimangia l'annunciato incontro con il tredicenne e poi gli chiude la porta in faccia, stiamo facendo le verifiche su un parente, dice il ministro dell'Interno. E poi
la tre giorni dell'altra Verona, non una di meno, in piazza contro il congresso delle famiglie, ricorda il manifesto. Su Libero, Movimento 5 Stelle festeggia la settima sconfitta, Di Maio si sbronza con l'amaro lucano, il titolo ironico di Libero. In Basilicata i grillini sono scesi dal 44% al 20%, come vi ho ricordato in precedenza. Per quanto riguarda invece per quanto riguarda il resto, ha vinto ancora il centrodestra a trazione leghista, eppure Gigino esulta. Siamo i più forti, dice. Andiamo avanti con i nostri giornali, lasciamo Libero, passiamo sul Tempo. Roma, la guerra degli assessori, l'ex titolare dell'urbanistica Berdini attacca il successore Montuori che lo querela. Ecco l'ennesima puntata del tormentone politico-giudiziario sullo stadio giallorosso. Ancora, nell'ospizio farmaci scaduti un morto, a Grottaferrata sequestrato una struttura per anziani abusiva, denunciata la titolare. Cambiamo testata, passiamo sulla Verità. Il titolo di apertura è sul caso Battisti, altro che perseguitato politico, Battisti confessa, i suoi protettori adesso chiedono scusa alle vittime, l'ex terrorista ammette le responsabilità in tutti gli omicidi che gli vengono contestati e che invece venivano negate da attori, scrittori e intellettuali che l'hanno difeso come un martire. Troveranno parole per pentirsi, scrive Maurizio Belpietro. Poi ancora sulla famiglia, il Papa sbugiarda i vescovi. È il titolo sulla fotografia e poi il PD sprofonda al 7,8%, ma pare abbia vinto. Lettura truffaldina del voto in Basilicata, può festeggiare soltanto il centrodestra, in affanno il Movimento 5 Stelle. Sul Mattino di Napoli adesso, sangue infetto senza colpevoli, Poggiolini assolto 20 anni dopo, migliaia di vittime, ma per il Tribunale di Napoli il fatto non sussiste, l'ira dei familiari abbandonati dallo Stato che non ci ha mai protetto. E poi ancora Lega 5 Stelle, alta tensione dopo il voto, il caso Rami, Di Maio è il nuovo flop alle regionali, serve un chiarimento con l'alleato, Salvini no alla cittadinanza al tredicenne. Andiamo a vedere anche il Secolo, prepara la nuova fuga, Cesare Battisti confessa per scappare ancora come ha fatto per 40 anni, questo è il titolo principale. Poi in primo piano Meloni, Basilicata libera, una vittoria storica, Di Maio goffa autodifesa, siamo il primo partito, e ancora proiezioni per le europee sulla Lega, Fratelli d'Italia verso il 6%, questo scrive il Quotidiano che appunto fa riferimento al partito della Meloni. Adesso passiamo ai principali quotidiani sportivi nazionali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In apertura Inter, scatto su Dzeko, il bosniaco apre all'operazione, possibile affondo dopo Pasqua. E poi intervista al grande ex Inzaghi, Milan, Piontek, Cutrone, come me e Sheva, le milanesi pensano al trasloco, San Siro addio, nuovo stadio, i tempi sono maturi. Andiamo poi a vedere la nazionale, avanti Quaglia, il capocannoniere sarà la chioccia nell'Italia Baby che sfida il Liechtenstein a Parma, ore 20:45, partita su Rai 1. Mancini, Fabio ci serve, non è qui a gettone, torna titolare a 9 anni di distanza dall'ultima volta che ha vestito la maglia azzurra. Ansia CR7, restando le nazionali, guaio ai flessori, io mi conosco, torno in 15 giorni, rassicura Ronaldo proprio un paio di settimane dalla nuova sfida in Champions. Poi il futuro di talenti e campioni, Ken, Zaniolo, Skriniar, la strada verso i rinnovi, offerte, richieste e sirene per quanto riguarda il mercato. Poi sulle orme di papà Michael, Schumi Junior in rosso, Mick Schumacher ha compiuto 20 anni il 22 di marzo, va veloce, test in Bahrain con la Ferrari, chissà se non riesce a diventare forte almeno quanto il padre. E poi Corriere dello Sport, Ken è già un caso, Moise di nuovo titolare in azzurro e Raiola avverte la Juve, il procuratore mette sul mercato il giocatore, deve giocare sempre. Voglio valutare bene Insigne, c'è tempo. Poi ancora
Scendiamo nel centro pagina, Milano da bere a pranzo con Ney, sorpresa il brasiliano nel ristorante di Zanetti. E poi prof. Ancelotti, lezione di Napoli, visita a Roma 2, università, io in azzurro, più di 8 anni. E poi il crack di Ronaldo, la Juve in ansia, sospetta lesione muscolare per il portoghese durante la partita Portogallo-Serbia finita 1-1, esami a Torino, ma Ronaldo rassicura sul suo ritorno in campo a breve. E poi ancora il ruggito di Agnelli, il presidente bianconero ad Amsterdam per Leca e per De Ligt, Paratici a Lisbona per Ruben Dias, mentre sale il pressing su Chiesa e dalla Spagna rilanciano la pista Pogba. Nel taglio alto allarme Ronaldo, abbiamo già visto l'infortunio del portoghese. Ancora Juve Ken, rinnovo a tutti i costi dopo la bella prova del 19enne in azzurro. Poi Mancini lancia Sirigu in porta per la partita di questa sera contro il Liechtenstein. Questo per quanto riguarda Tutto Sport, era l'ultima prima pagina di questa prima parte della rassegna stampa. Ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa in cui andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani regionali. Vi aspetto. La seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dalla nostra regione, lo facciamo aprendo le pagine interne dei quotidiani regionali. Partiamo dal centro. Andiamo a vedere insieme il titolo nel primo piano, ricerca e innovazione, l'Ateneo nell'automotive, occasione per i giovani. Santa Maria in Baru, un ufficio dell'Università dell'Aquila per incontrare aziende e scuole, la rettrice in Verardi, dobbiamo dare agli studenti l'opportunità di sviluppare progetti. E poi il sindacato, nasce lo sportello lavoro della CISL, dall'orientamento la formazione, i servizi saranno disponibili su tutto il territorio. Andiamo avanti. Ecco le 10 spiagge a misura di bambino, servizi all'infanzia Montesilvano, assegnate dai pediatri le bandiere verdi, alle 8 dello scorso anno si aggiungono Ortona ed Alba. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. Oggi per tutta l'Italia viene enunciato e presentato l'elenco di tutti i comuni che sono riusciti ad essere confermati e le new entry tra le bandiere verdi, e mi fa piacere constatare che ci saranno 4 nuove entrate, e di queste 4 nuove entrate in Italia 2 riguardano comuni abruzzesi, uno è il comune di Ortona e l'altro il comune di Alba Adriatica. Questo sta a rappresentare la capacità, il merito, il riconoscimento anche ai comuni dell'Abruzzo, agli operatori del settore, di riuscire a fare investimenti e soprattutto a fornire servizi adeguati. La bandiera verde indica una spiaggia adatta ai bambini che viene selezionata, indicata e scelta solo dai pediatri. Cioè è una bandiera verde che ha una valenza scientifica. Il pediatra, come sua iniziativa personale, propone delle località che sono, secondo lui, che hanno tutti i requisiti di sicurezza, di ambiente sicuro, di adatto per i bambini. La ricerca è iniziata nel 2008, in 12 anni abbiamo selezionato ora, da quest'anno, 140 località italiane e dall'anno scorso anche in Europa, e quest'anno ce ne sono due dell'Andalusia, della Spagna. Si è investito sul turismo che riguarda la famiglia, che coinvolge la famiglia, che passa attraverso le riserve, quindi l'ambiente, il paesaggio, e che porta poi anche ad avere una spiaggia come quella che noi abbiamo nella zona sud, Lido Saraceni, che è all'interno della linea verde, quindi all'interno anche della riserva, tra la riserva di Ripari di Giobbe, Ferruccio e quello di Acquabella, dove questo ulteriore riconoscimento potrà solamente portare un valore aggiunto nell'offerta turistica appunto della nostra città. È il primo anno che Alba Adriatica è stata insignita di questa bandiera. L'amministrazione, da poco eletta, perché sono 8 mesi che sono in carica, ha creduto molto in questo tipo di progettualità, perché significa puntare su un turismo di qualità, puntare anche su un turismo
vista familiare e quindi valorizzare la nostra spiaggia attraverso dei servizi che già esistevano sicuramente e di cui oggi abbiamo una maggiore consapevolezza. Continuiamo sulla pagina di primo piano del quotidiano Il Centro. Asili nido in Abruzzo solo 6.000 posti, report dell'Istat, le strutture sono 200, il 20% dell'utenza potenziale, 10 punti sotto la media dell'Unione Europea. Voltiamo pagina, la pagina Abruzzo con la giunta regionale, la sua prima riunione, l'esecutivo di Marsiglio debutta con strade e porti, 2 milioni di euro per il riassetto delle strade dove passerà il Giro d'Italia, via la convenzione col CIPE per gli scali di Pescara Roseto e Francavilla. Le quattro amministrazioni provinciali potranno anche beneficiare di un anticipo più corposo pari al 60% per la manutenzione delle strade. Il governatore commenta così il voto in Basilicata, quello di Bardi, è un successo che conferma la volontà degli italiani di guardare al centrodestra per ottenere risposte concrete. Di spalla la tutela dei depositi, Bagnai, Tercas, il governo chieda i danni alla Unione Europea dopo la sentenza sul salvataggio. E poi nel taglio basso il miele abruzzese sbarca al Cibus di Parma. Pagina Abruzzo sul Messaggero con la politica, il pianeta bianco, sanità, la regione vuole sbloccare le assunzioni. Incontro con la ASL dell'Aquila che prevede 426 unità a regime, l'ex assessore Paolucci contesta la norma spot sulle nuove risorse. L'ex titolare della delega dice il tetto 2014 è superiore a quello 2018 di 30 milioni. Poi ancora prima riunione di giunta per far partire il salvataggio della Roma-Giulianova, la linea di Tua rischia il declassamento a tratta commerciale, c'è il primo stop da parte del governo regionale. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo anche sulla città, titolo di apertura, sentenza Tercas, Bagnai chiede i danni all'Unione Europea, il presidente della Commissione Finanze del Senato causò una crisi bancaria con l'azzeramento di migliaia di azionisti. La richiesta? Noi non invochiamo le dimissioni del commissario Vestager, cui penseranno gli elettori europei, ma esortiamo il nostro governo ad agire immediatamente per ristabilire un minimo di giustizia. Poi andiamo a vedere un'altra notizia importante, che il processo per l'omicidio della pittrice Renata Rapposelli, primo faccia a faccia tra padre e figlio, anche Simone Santoleri presente in aula alla terza udienza del processo che lo vede imputato assieme al padre Giuseppe. Sullo schermo allestito in aula sono state proiettate le immagini del ritrovamento del corpo della Rapposelli. Divisi per evitare ogni contatto tra i due imputati, è stato fatto sedere al posto degli avvocati Giuseppe Santoleri nella parte civile. Poi andiamo nel taglio basso di questa pagina, lo spettro della spaccatura nel centrodestra diventa sempre più reale per quanto riguarda Giulianova. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire le pagine di Pescara. Verso le comunali nel centro-sinistra i primi movimenti, Caldora accetta l'offerta, pronta a fare il sindaco, l'imprenditrice contattata dal Partito Democratico avrebbe dato la disponibilità a candidarsi. Ora si cerca un accordo con gli altri partiti, il vertice di ieri è stato rinviato. Sarebbero al vaglio anche altri nomi della società civile, il segretario della CISL Coccia ha già rifiutato. Intanto crescono i malumori tra le liste civiche per il ritardo nella scelta del candidato. Nel centrodestra prende quota l'idea Masci, la scelta del sindaco potrebbe toccare a Forza Italia, la Lega punta su Piemonte e Firenze. E poi ancora politica, Costantini svela la sua lista civica, ha presentato il logo, lo vedete, l'ex deputato dell'IDV corre per fare il sindaco, la lista si chiama Faremo Grande Pescara. E poi Di Pillo lascia il Movimento 5 Stelle, sabato l'annuncio del consigliere comunale, insanabile la rotta dopo l'esclusione della sua lista per le elezioni. Continuiamo con la classifica del Sole 24 Ore. Pescara, che bel clima, è terza, la città è terza in Italia per quanto riguarda
il tempo atmosferico e quindi questa è la buona notizia con la città promossa per il miglior tempo negli ultimi 10 anni, lontane le altre città abruzzesi: Chieti 32esima, Teramo 46esima, L'Aquila 62esima. Questo per quanto riguarda il clima, con l'esperto che dice protetti dal vento e dalla favorevole posizione geografica. Questa è l'opinione di Giovanni De Palma. E poi l'indagine merito della vicinanza al mare: solo Imperia e Catania ci superano. Chiedo alla regia di tornare un attimo su di me. Per quanto riguarda le altre notizie, le andremo a vedere fra pochissimo, tornando sul quotidiano Il Centro. E allora possiamo andare nella pagina successiva per quanto riguarda la cronaca. Notte violenta in ospedale, urla e schiaffi al pronto soccorso, infermieri aggrediti, danni ai locali, un uomo che non voleva attendere se l'è presa con il personale ed è stato bloccato dalla polizia. Il primario Albani: gli episodi di violenza sono continui, serve il potenziamento della vigilanza. L'episodio è stato registrato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza allo studio della polizia, non esclusa la richiesta di risarcimento dei danni. E poi, picchiato dalla vicina, rischia un occhio, via del Santuario, 67enne rimprovera un bimbo e viene colpito con un manico di scopa dalla madre. Ancora nel taglio basso, prelievo di organi, medici a lezione a Montesilvano da oggi a giovedì. E poi oggi l'autopsia su Di Giovanni, malore fatale a 46 anni. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro. Il processo per le tangenti all'ACA, appalti pilotati, 8 anni all'ex presidente, tribunale che ha inflitto a Di Cristoforo una pena superiore a quella richiesta dal PM, confiscati i suoi beni per 100.000 euro, inflitti 3 anni al direttore tecnico Lorenzo Livello. Poi il via libera della regione, abbiamo già visto con il porto, arriveranno 16 milioni, serviranno a realizzare 2 nuovi moli guardiani sulla banchina nord. E poi barche incagliate anche al Marina, saltata la regata di domenica di portisti, un intervento d'urgenza per sbloccare lo scalo marittimo. Proseguiamo, il pescarese scomparso, svolta nel caso Ferrante, allontanamento volontario, l'ipotesi illegale, amava isolarsi, ricerche a Serra Monacesca e in altri 4 paesi. E intanto l'elicottero si alza per fatti buoni, lo scomparso di Caramanico, controllo stamane sulla Valle dell'Orfento. Una commissione boccia il progetto per le aree di risulta. Torniamo al comune di Pescara, prevalgono i no dell'opposizione, che Sciud del PD si astiene. Oggi lo scontro in consiglio con 4.567 osservazioni da votare. E poi ancora cultura digitale, incontri con gli studenti, proseguono gli appuntamenti con la Camera di Commercio. Oggi si parla di fascicolo elettronico. Nella pagina successiva, quella di Montesilvano, andiamo a vedere la politica, le civiche convocate dal centrodestra, no al Maragno bis. I rappresentanti delle 3 liste civiche che nel 2014 hanno sostenuto il sindaco uscente hanno dato l'alta a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Vedremo come andrà la trattativa. Poi ancora, via la casa popolare a chi si libera dei rifiuti in strada, l'iniziativa di Montesilvano, pronta a varare il provvedimento dopo l'ennesimo caso di inciviltà avvenuto in via Rimini. Spoltore in blu per la giornata dell'autismo. Da martedì prossimo le luci illumineranno le mura del convento, poi incontri, cene e concerti. Pagina successiva, con Francavilla, un balneatore denuncia, gli liquami di fogne in mare, gli sversamenti sul litorale andrebbero avanti dal mese di ottobre, l'ACA ripara una pompa di sollevamento, Di Giuseppe dice così ci fanno chiudere. Ancora Pino abbattuto in via Pola, ecco perché il sindaco mostra sulla sua pagina Facebook le foto dei tronchi a quanti avevano criticato il taglio. Tragedia a Capestrano, guardia giurata trovata morta nell'auto, Pasquale Pezzi di Popoli era riverso sul volante, ha fatto appena in tempo ad accostare, aveva 58 anni, lascia moglie e 2
figlie. Prima di passare alle pagine di Chieti, andiamo a vedere quelle di Pescara sul Messaggero. In apertura, infermieri aggrediti al pronto soccorso. Nella notte il figlio di un paziente che voleva saltare la fila si scaglia contro due operatori. La scena ripresa dalle telecamere. Dopo l'intervento della polizia scatta l'accusa di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e violenza a pubblico ufficiale. La rabbia del primario Alberto Albani. Venerdì un episodio minore, il reparto è un porto di mare, devono proteggerci, dice il medico. E poi, bastonato dalla vicina durante la lite, anziano rischia di perdere un occhio, colpito con il manico di una scopa, ha denunciato una rom di 35 anni che si trovava ai domiciliari. Taglio basso, Rancitelli rubati gli attrezzi dei ragazzi, furto da 600 euro nella sede dell'associazione di quartiere, a rischio il progetto sociale per le scuole. Siamo alla politica, partita a tre nella Lega, anche Antonelli tra i nomi per Salvini, il leader del Carroccio sceglierà oggi l'aspirante sindaco di Pescara al tavolo di coalizione, il ballottaggio con Masci. E poi ancora teatri, musei, periferie lungo fiume, ecco la città sognata dai millennials. E nella pagina successiva, tangenti all'ACA, 8 anni a Di Cristoforo, l'ex presidente dell'azienda idrica, nome in codice Orso Marsicano, accusato di corruzione per una serie di appalti, il tribunale ha inflitto 3 anni anche al direttore tecnico Lorenzo Livello, per il quale scatta il licenziamento immediato. Per il principale imputato disposta la confisca dei beni per oltre 100.000 euro, le accuse sono da parte di un imprenditore. Andiamo adesso nella pagina di Chieti, aumento della Tari, via libera, l'opposizione abbandona l'aula. L'assessore Bevilacqua rassicura i cittadini, potranno usufruire di maggiori servizi. Argenio, consigliere dei 5 Stelle, risponde: ridicolo e assurdo dover correggere tutti gli errori dei dirigenti. Il Consiglio Comunale così ha approvato a maggioranza la delibera con le nuove tariffe. Di spalla inizia la borsa della ricerca, il network delle università che coinvolge anche Chieti. Nel taglio basso, stalking alla fidanzata, viene condannato. Pagina successiva, con un'altra morte bianca in regione, Porto, operaio muore schiacciato ad Ortona, un 60enne kosovaro che lavora in un cantiere navale, deceduto nel pomeriggio travolto da una scaffalatura metallica. L'incidente è avvenuto dentro un container adibito a magazzino che si trova dentro l'area portuale. Un collega ha dato l'allarme. Altre notizie, a Vasto, Civeta, completamente estranei ai fatti, Gerardini e San Martino, avviata da tempo la procedura di revoca della concessione, poi a Lanciano, licenze restituite, il mercato in agonia e il caso bimbe espulse dall'asilo, scatta la mobilitazione, le sorelline cacciate perché non vaccinate, una delegazione arriva nell'istituto Frentano. Pagine di Chieti sul quotidiano Il Centro, scoperta dalla mamma, polpo ostinazione, sul telefonino di un alunno c'è il video porno, via all'indagine. La madre di uno studente delle medie trova un WhatsApp con un filmato hard tra bambini, scatta la denuncia alla polizia postale e partono i controlli per scoprire come è finito sulle chat. La sentenza sugli atti persecutori, botte alla ragazza, maxi condanna, pena di 4 anni e mezzo per un giovane, sequestrò la donna per una notte. Nel taglio basso, favori per le case popolari, assolti in 3, ribaltata la sentenza di primo grado, scagionati i dipendenti del comune, l'unica condannata è Rapattoni. Pagina successiva ad Ortona, torniamo sulla tragedia in Porto, muore schiacciato dallo scaffale di ferro, a Chieti si svolgerà l'autopsia sul corpo del 59enne kosovaro. Poi ancora nel taglio basso, artista ucciso, caccia all'assassino a Paglieta, si attendono gli esiti dell'indagine per omicidio preterintenzionale, la famiglia nomina un legale per la morte di Umberto Ranieri. Andiamo avanti con le pagine di Teramo, restando al centro, abbiamo già visto l'omicidio della pittrice Simone, per la prima volta in aula è gelo con il padre Giuseppe, il figlio scrive ai giudici non sono un mostro e legge il Vangelo, mostrato il ritrovamento del corpo con uno schermo in aula. Nel taglio basso, Camera di Commercio, fusione congelata, le associazioni imprenditoriali favorevoli allo stop, oggi il Consiglio si esprimerà sulla sospensione.
Il lutto a Mosciano, idraulico muore in moto, grave la moglie, l'incidente domenica sull'Ascoli Mare, la vittima Marcello Ippoliti di 42 anni è deceduto all'ospedale di Ancona. E poi Nadia, da pastorella laureata, ha lottato a lungo per studiare dal Burundi a Teramo, facoltà di scienze dell'alimentazione, che ha conferito la laurea alla ragazza. Restiamo alle notizie dal Teramano, ma torniamo sul Messaggero. Tari meno cara per le famiglie, risparmiate anche le aziende, i ribassi sono superiori al 10%, il sindaco pagate cifre troppo care, tagliato una parte delle somme alla Team per abbassare le spese ai cittadini. La tassa sui rifiuti all'insegna delle esigenze degli utenti, varato un piano di risparmi da parte del sindaco di Teramo, e allora possiamo andare a vedere insieme il servizio. La Teramo Ambiente, una gestione scriteriata durata 9 anni. Si esprime così, senza mezzi termini, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, quando parla del piano economico-finanziario della Team, la partecipata che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del comune aprutino. La previsione di spesa per il 2019, rimessa dalla governance della Teramo Ambiente all'amministrazione comunale, sfiora i 12 milioni di euro, cifre che aumenterebbero ogni anno di più, e per la prima volta il socio pubblico di maggioranza, cioè il Comune di Teramo, ha deciso di non riconoscere alcune voci di spesa. Via alcune esternalizzazioni, via le spese relative a transazioni raggiunte con i dipendenti licenziati, via consulenze esterne. Il tutto farà risparmiare al Comune di Teramo 750.000 euro. Un piano economico finanziario che sconta in parte tanti errori del passato, una cattiva gestione dei rapporti tra Comune e Teramo Ambiente che insomma, ha pesato enormemente sulle tasche dei cittadini teramani, perché è stato sentito appunto sul piano della tariffa dei rifiuti, e anche di alcune situazioni che noi non abbiamo condiviso nel corso di questo anno nella gestione della società, e che quindi abbiamo ovviamente nella tutela dei cittadini teramani contestato, e che sarà oggetto di ulteriore analisi nelle prossime settimane nel rapporto con la governance della Teramo Ambiente. Quando parlo di gestione scriteriata parlo di una gestione che viene da lontano, almeno negli ultimi 10 anni la gestione del porta a porta, che ha portato a un incremento del costo della tariffa senza alzare, diciamo così, la percentuale della raccolta differenziata. A pagare tutto questo sono stati i cittadini. Su questo dobbiamo intervenire, lo abbiamo detto, in parte con una rimodulazione del costo della gestione del servizio, ma anche e soprattutto con l'abbattimento dei costi fissi della società e di quelle scelte che francamente non rispondono alle esigenze dell'amministrazione comunale di Teramo, del comune di Teramo, della comunità teramana, che oggi è l'unico cliente sostanzialmente della Teramo Ambiente e che tiene in vita di fatto la società. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha imposto anche che le spese complessive della Team vengano ripartite diversamente, alleggerendo la quota della Tari sulle famiglie del 10,72%. Abbiamo deciso di applicare le riduzioni in favore delle famiglie, così come avevamo annunciato e promesso. Si tratta di un segnale, perché parliamo di una riduzione media del 10,72%, senza però far gravare il peso di questa scelta sulle attività produttive che, dopo aver goduto, diciamo così, di una riduzione negli anni precedenti, quest'anno comunque non subiranno aumenti. Il Comune di Teramo interviene dunque pesantemente sul piano economico-finanziario della Teramo Ambiente, lo contesta in più parti e chiede maggior rispetto dall'attuale governance. La fiducia e la pazienza del sindaco verso i vertici Team sembrano davvero finite. Andiamo avanti e restiamo in argomento Team, andiamo sulla città, debiti e crediti. Team ricorre all'arbitrato, fallito il tavolo tecnico in comune, il CDA della partecipata si prepara all'ingresso del nuovo socio privato. Battaglia scongelata, presidente AD si attivano per le azioni di recupero di quasi 5 milioni di euro di crediti vantati dalla Team. E poi nel taglio basso la notizia che abbiamo visto già nel servizio, D'Alberto promette alle famiglie un risparmio dell'11% sulla Tari. Continuiamo. D'Alberto ha sposato Emilio ed Enrico, prima unione civile tra omosessuali celebrata dal sindaco di Teramo, che a differenza del predecessore non si rifiuta. La prima unione civile omosessuale tra due donne è stata celebrata in città dall'ex vice sindaco. Proseguiamo. Pedinato e derubato del Rolex da due zingare, agente di commercio agganciato con un espediente a Porta Melatina e poi ripulito con destrezza davanti al cimitero.
Proseguiamo, anziano investito sulle strisce grave, Alba Adriatica, ottantenne, sbatte la testa, ricoverato in terapia intensiva. E poi Martinsicuro, cinque nordafricani si incontravano nella moschea, nuovi elementi nell'inchiesta della DDA sul finanziamento al terrorismo. Proseguiamo a Roseto, tassa turistica, pioggia di emendamenti, Marcone e Pavone ne presentano 500 in vista del Consiglio di domani. L'alternativa, i due sono pronti a ritirarli se verrà approvata la creazione di un ente per la gestione degli introiti. Andiamo a vedere poi le altre notizie, la riserva violata, vandali notturni girano con i SUV sulla spiaggia del Borsacchio e poi Silvi intonaco sulla torretta e sulla porta medievale, accusa del consigliere Partipilo sul progetto di recupero dei due simboli del paese. Pagina successiva, sempre a Roseto, soldi per chi va al lavoro con la bici, approvato il progetto definitivo per la prima velostazione in città. Il ricovero per bici sarà posizionato nei pressi della stazione ferroviaria. Scendiamo nel taglio basso ad Atri, il Movimento 5 Stelle ricorda le opportunità della legge di bilancio, contributi per gli investimenti destinati a scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio. Prima di passare allo sport torniamo sul centro, pagina dell'Aquila, sentenza sciocca all'Avezzano, guai per il comune, consigliera condannata per estorsione, 5 anni di reclusione alla Stati, presunti illeciti su aste immobiliari, l'avvocato assessore Casciere dice prove inesistenti. Poi azzannata dai cani chiede 150.000 euro di rimborso mentre passeggiava nella frazione di Tempera, è stata aggredita azienda agricola nel Mirino per questa aggressione di due pastori abruzzesi. È ancora decennale, il concerto torna alla Sinfonica, pace fatta con la Barattelli. Andiamo nella pagina dell'Aquila sul Messaggero, senza soldi prima del decennale il governo è nemico della città, duro attacco della deputata Pezzopane per il bilancio comunale, 5 leggi a vuoto in vista dell'anniversario, servirà unità, invece la maggioranza si è spappolata, se la regia è pronta possiamo andare a vedere anche questo servizio. Il Consiglio dei Ministri deve deliberare al più presto l'erogazione dei fondi dei 10 milioni di euro per il bilancio nel Comune dell'Aquila. Nel mese di marzo è inaccettabile che non si abbia avuto ancora una risposta dal Governo. A ribadirlo a gran voce è Stefania Pezzopane. Una situazione complicata che ha visto chiedere anche le dimissioni del sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi ed una crisi profonda della maggioranza. Dimissioni che Stefania Pezzopane commenta dicendo di essere assurde e imbarazzanti. La questione di 10 milioni è seria ed esiste e si dovrà trovare al più presto una soluzione. Io mi auguro proprio che il Consiglio dei Ministri rapidamente deliberi l'erogazione di questi 10 milioni di euro per il bilancio del Comune dell'Aquila, perché questa situazione è veramente assurda e ridicola. Le dimissioni del sindaco motivate con la mancanza di questi fondi sono dimissioni fallocche, c'è una crisi profonda dentro la maggioranza, però il tema dei 10 milioni c'è ed è serio. Ed è assurdo che il governo ancora a marzo non abbia erogato questi fondi. Qui ho fatto l'elenco dei 5 provvedimenti a partire da luglio fino a febbraio, provvedimenti specifici dedicati ai terremoti o la legge di bilancio, o il decreto semplificazione o il mille proroghe. In questi 5 provvedimenti io ho sempre presentato gli emendamenti per dare al Comune dell'Aquila 10 milioni, ma la maggioranza giallo-verde li ha sempre bocciati, ivi compresi leghisti che al governo della città sono come dire, forza di maggioranza con il sindaco Biondi. Allora il sindaco deve prendersela innanzitutto con chi sta con lui, che è stato incapace di portare avanti questo provvedimento, e non può abbandonare in questo modo la città alla vigilia di un decennale che andava celebrato con un alto profilo e che invece ancora non si sa nemmeno chi farà gli eventi, quando saranno, come saranno, vengono fatti dei bandi, annullati questi bandi, veramente una situazione pesante, ridicola, che mi auguro il governo chiuda, ma rimane una situazione dentro l'amministrazione molto grave.
Andiamo avanti, sempre all'Aquila, Giro d'Italia, i 9 chilometri del cuore, tanto sarà lungo il tratto che la Corsa Rosa percorrerà in città, presentato il lungo elenco delle manifestazioni collaterali. E siamo così arrivati allo sport, restiamo sul Messaggero, l'apertura dell'Abruzzo Sport è dedicata al Pescara e il momento della verità, l'ex DS Andrea Iaconi presente al rush finale del Pescara verso la A, il Lecce ha vinto una non partita, dice, poi Palermo e Ascoli saranno decisive. Restiamo sempre al Pescara, andiamo sul quotidiano Il Centro, verso lo scontro diretto con il Lecce, Pescara, l'urlo di Gravillon, aria di guerra in arrivo, il totem del Delfino su Instagram incita i suoi in vista della partita contro i pugliesi, Pilloni in ansia per Campagnero che tenta il recupero, domenica vorrei esserci, dice il difensore argentino. La Marcord, Paciocco, quello stadio dà una carica speciale, l'ex attaccante di Vacri per 5 anni nel Salento, fece il gol della prima salvezza del Lecce in Serie A, racconta, nel 1989 segnai la rete del 3-1 al Torino condannandolo alla retrocessione, questo insomma è il ricordo di Paciocco. Restiamo sul quotidiano Il Centro. Biancorossi col vento in poppa, salvezza vicina, il Teramo guarda in alto, diavolo undicesimo a meno 3 dai playoff e mai così in alto negli ultimi 3 anni, Sparacello con la Gian Erminio, grande gara, ora il bis, domenica a Meda, altra sfida in trasferta contro il Renate, torna a disposizione il mediano Persia per il Teramo. Restiamo al Teramo, andiamo a vedere il titolo sul Messaggero, Sparacello e Celli, risveglio dei bomber, l'attaccante del Teramo si è finalmente sbloccato, ora dobbiamo migliorare in casa, l'autore del pari provvisorio, ringrazio Spighi per l'assist, foto di gruppo con dedica a Gomis. Ancora Teramo sulla città, salvezza ora davvero ad un passo, 37 punti, obiettivo quasi raggiunto, e contro il Renate possono spalancarsi scenari inaspettati, eppure regna sempre molto scetticismo intorno al Teramo, anche per le prestazioni a dire il vero abbastanza altalenanti. E poi, tornando sul centro, il calcio a 5, Mammarella l'insaziabile, obiettivo triplete per il portiere dell'Acqua e Sapone, la Coppa Italia 2019, il decimo titolo in carriera, ora voglio lo scudetto. Andiamo avanti, gli abruzzesi del girone F di Serie D, il Pineto sogna in grande, al lavoro per la Serie C, il DG Gianmarino dice progetto col Pescara, l'anno prossimo proveremo a salire, Avezzano, nuovi ingressi, arriva il generale Coletta, ex dirigente della Lazio. Poi ancora Nereto Chieti, sarà giornata rosso-blu, nero-verdi pronti a festeggiare l'approdo in Serie D, il presidente Di Antonio, noi dobbiamo salvarci per la promozione, De Santis il 15° rosso-nero in rete con la maglia del Lanciano. Chiudiamo con il centro, poi andiamo a vedere le altre notizie sul Messaggero. Basket di A2, Roseto sogna, infermeria piena sulla strada verso i playoff, Nicolic e Pieric dovrebbero saltare la sfida di Treviso nella speranza di riaverli poi al Paramaggetti contro il Verona. Ancora Teate, Flaiano e Raiano dettano legge nell'Under 14, 3 società in primo piano nei regionali di scherma svoltisi a Pescara. Nel taglio basso il volley femminile, il tecnico della nazionale Under 16 elogia le ragazze abruzzesi. Torniamo sul Messaggero, completiamo le notizie di sport per il basket di A2, Roseto nei piani alti con l'infermeria però piena. Per il volley di A2, Seco sospesa tra i playoff e i playout, servirebbe un miracolo per centrare il quinto posto, meglio organizzarsi per la salvezza. Andiamo a vedere la Serie D, l'impresa del Pineto a Cesena, entusiasma i media, il patron Brocco spiega come ha battuto per 2 volte il Cesena, la corazzata di Avezzano, penultimo ma non può mollare, mister Colavitto esamina il calendario ma già domenica prossima a Recanati serve l'impresa. Poi la Vastese, ossigeno puro, patron Bolami sblocca i compensi per quanto riguarda la Vastese, andiamo avanti.
con il futsal. Perez, 4 titoli in 14 mesi, il coach è il vero extraterrestre dell'Acqua e Sapone, dunque si torna sulla vittoria dell'Acqua e Sapone. Poi nel taglio basso c'è la Dil, Francavilla non molla la presa, ma per Cafiero, campionato finito, più grave del previsto, l'infortunio Rachini, abbiamo cambiato modulo dopo 45 minuti da incubo. Il Notaresco resta in serie positiva anche se scivolata al quarto posto, hanno pesato i forfè di Cancelli e Minella, molto spesso determinanti. Abbiamo concluso così la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, vi ricordo l'appuntamento con Mattino 6 domani alle ore 8, la nostra informazione oggi torna alle 14, alle 19, alle 23 con il TG6 e questa sera c'è anche l'appuntamento del martedì con Pro Teramo, la trasmissione condotta da Jacopo Forcella che parla chiaramente dei temi che riguardano la Teramo Calcio. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.